Buonasera, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Voila kommt heute wieder mal aus der Südschweiz. Die Fotografin Donna De Carli trifft den Grafiker Renato Tagli. Er lebt im kleinen Tessiner Dorf Cevio und bezeichnet seinen Garten als Laboratorium. Vor 17 Jahren begann er mit der wilden Vegetation rund um sein Haus zu spielen, eine poetische Art, die Natur zu zähmen. Inzwischen verschlingen sich die Äste in seinem Garten ineinander und die Bäume tragen Steine als Früchte. Renato Tagli liebt Dinge, die sich bewegen und frei im Raum stehen. So enthüllen sich immer wieder verschiedene Aspekte und durch das Lichtspiel ergeben sich immer wieder neue Formen. Comunque, il desiderio di artista, se mi tutte la danno, se sempre gli altri te la danno. Se te la danno, se te la danno, ti stesso. Renato und Sabine, seine Lebensgefährtin, sind beide Grafiker und arbeiten auch hier in Valle Maggia zusammen. Vivere qui a Cevio, l'inverno è un po' più tutto morto, non è che vai in giardino l'inverno. Però bisogna inventare qualcosa, se no è lungo l'inverno. E allora usando questi spruzzi che si usano in giardino per bagni i giardini che fa tutto quello che gira. Comincia a mettere sulle piante in diverse direzioni e spruzzi quando è entrato a sto zero, si sveglia il mattino, c'è delle cose stupende. Tutto il lavoro che faccio io fuori dal mio lavoro, dalla mia professione, è il fatto che le cose le faccio spontaneamente. Non ho un cliente che mi dice che devo fare questo, quindi mi sento libero di fare cose e mi sento più spontaneo, perché spontaneità lascia la strada libera alla creatività. In form von verschiedenen Holzmobiles dringt die verfremdete Natur ins Haus. I rami di questi frastini che avranno più o meno 5 anni di crescita, che io ho lavorato, ho piegato, dopo guardo il taglio, li appendo e poi ci sono questi elementi qua che sono dei legno di frastino rosso di montagna. Prendo questi pezzi di legno, li taglio e poi li lavoro, li liscio finché arrivo a tenere l'anima del legno, la sua linea naturale. I giapponesi con le loro culture di bonsai, ma anche il contadino che porta la vigna ogni anno per far crescere la buona uva, fanno la lavorazione delle piante. Hanno sempre fatto. In Svizzera tedesca mettono i peri che hanno fuori a spalliera così sulle facciate delle case, anche quello sono degli interventi. Già la natura in sé, anche andare nel bosco così, tante volte si ha degli spunti perché vedi magari una pianta che cresce davanti a una roccia, questa qui. Deve fare un passaggio e adeguarsi alla situazione, quindi io non ho inventato niente, è la natura che gli dà gli spunti sempre comunque. Per me l'arte, se è arte, deve essere anche divertente, divertimento e il gioco. Farben, Formen, Bewegung und Veränderung sind seine Welt. Ob Computertechnologie oder Gießkanne, alles dient seiner Kreativität. Se vedete il momento adesso ci vuole la positività. La negatività che io sono benissimo. Für Renato Tagli ist Kunst dazu da, den Menschen für die Natur zu sensibilisieren. Für ihn selber ist sie die Quelle seiner Inspiration.